sono lo specchio dell'anima, attraverso lo sguardo si comunica, ma è una comunicazione sensibile che io chiamo condivisione e credo che sia questo che serve a questa nostra travagliatissima era, la condivisione. Passiamo ora la parola a Girolamo Luca Muniglia, principe dei Giustiniani. Buonasera a tutti. Per aspera ad astra è il titolo della mostra che ha voluto il professore artista Bruno Giustiniani. Per aspera è la nostra parte più profonda, quella che va a toccare l'anima, l'anima profonda dell'artista, l'anima della nostra emozione, l'anima che abbiamo tutti quanti noi nascosta profonda, profonda. Però l'artista, come il teologo Giustiniani, anche il professore Pasquale, che va lui a cercare l'anima rivelata da Dio, l'anima non è fatta per rimanere in fondo, certo abbiamo la nostra intimità, abbiamo il più profondo della nostra umanità, anche nei suoi aspetti più primari. Però l'anima è fatta per essere elevata. E il professore, che oggi è anche il nostro governatore dei Giustiniani, Bruno, non si ferma al più profondo. Ci invita proprio a toccare le stelle per aspera ad astra, cioè partendo dal più profondo della nostra anima, della nostra sensibilità, della nostra umanità, per elevarci a guardare in alto. Cosa c'è in alto? In alto c'è un uomo che non si arrende a quello che potrebbe ucciderci domani tutti quanti, piccolo microbo. Però ci invita a guardare ben altro, ci invita a guardare al futuro, fino a un indomani che non finirà mai, o forse che potrebbe finire con la fine del mondo, però alla fine questo messaggio dell'Apocalisse non è il messaggio finale, è piuttosto il messaggio del futuro, dove andiamo noi, dove siamo portati ad andare avanti. Questo messaggio fondamentale è un equilibrio tra il nostro profondo della nostra anima e l'essere avanti, l'essere portato verso un indomani. L'equilibrio si chiama giustezza, la giustezza suona con la giustizia del Dio che viene a giudicare alla fine dei tempi, però la giustezza come la giustizia è questo equilibrio tra la nostra profondità, la nostra anima più basica, umana e la nostra elevazione verso le stelle. Questa ricerca permanente tra il nostro fondamento e la nostra prospettiva per domani è quello che noi giustiniani chiamiamo giustezza. Giustezza è questa ricerca tra la nostra basica natura e la nostra aspirazione. Abbiamo attraverso questa bellissima mostra qui al Palazzo della provincia di Salerno, un attento evento della volontà dell'artista di toccare alle stelle, di toccare al palazzo più bello della sua città, Salerno, che ci permette di augurarci anche, perché no, un ritrovo con la nostra città originale, la città di Genova. Siamo noi
patrici genovesi, marchesi per la maggior parte di noi, e quindi siamo tutti invitati a collegarci dove viviamo, dove presentiamo la nostra realtà, il nostro terreno di radicamento, e portati sempre a ricordarci alla nostra città che ci ha fatto nascere in questa prospettiva dell'equilibrio tra aspera ed astra. Auguro che le relazioni tra la nostra Genova e Salerno, che è vissuta dal professor Bruno, si ravvicinano sempre di più, come il professor Pasquale Giustiniani da ravvicinarci anche la Napoli. La famiglia Giustiniani è insediata molto di più qui di a Genova. Non credete che ci siano tanti Giustiniani a Genova, anche se siamo originari tutti di là. I Giustiniani innanzitutto sono qui e illustrano per bene nella Campania veramente l'eccellenza che parte dal profondo del cuore, l'eccellenza che parte dall'anima, l'eccellenza di quadri che vanno fino a ricordare l'aquila. L'aquila è il simbolo di Sant'Agostino, sapete? L'aquila che vola sopra la terra come un'intelligenza superiore, l'aquila dei Giustiniani che si ritrova nei quadri dell'Apocalisse di Bruno. L'aquila in questo palazzo della provincia Sant'Agostino. Grazie carissimo cugino, grazie del messaggio profondo, del messaggio della nostra ricerca, assumendo assolutamente la nostra umanità per portarci verso le stelle. Ora vi cedo il mio posto, l'artista.